E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sono stati veramente anni brutti, però è molto bella già l'aria che c'è stamattina qui, anche se piove molto forte, è bello perché si sente l'aria del Natale. Io sono molto legata all'arte presepiale napoletana, è inutile dirlo, ma soprattutto da ricordi di infanzia, come ce li avrete tutti voi sicuramente, e poi Natale in casa Cupiello, Edoardo, Luciano De Crescenzo. Ogni volta che venivamo a Napoli dovevamo andare a via San Gregorio Armeno, perché Luciano ci teneva moltissimo, e camminando e passeggiando lui mi raccontava la storia di Belino come se fosse la prima volta, tanto che io qualche volta mi scucciavo perché dice Luciano Amleto, non sa che volta, nata con stupendo, però alle volte lo ascoltavo facendo finta di non ricordare. Ma vai con te. Però qua lei Porta bene. Tuzioni devono sicuramente aiutare tutto questo, devono tenere pulita Napoli, però io devo anche dire un'altra cosa, che bisogna educare a non sporcare, perché di fronte al teatro il comune viene a pulire due volte a settimana il circo di Forgella, ma il circo è sempre sporco, fortunatamente lo puliamo noi continuamente. Ma non basta avere le istituzioni che puliscono, perché una volta che hanno pulito, poi subito dopo ci deve essere qualcuno che non butta più roba per terra. Bisogna autoeducarci. Napoli la dobbiamo trattare come se fosse il salotto buono di casa nostra. Butteremmo per terra una carta, un gelato, un pacchetto di plastica a casa? No. Napoli uguale, il nostro salotto buono è l'immagine della nostra bellezza interiore. Napoli è una città unica al mondo, bellissima, è la nostra mamma, che posso dire di più? Dobbiamo coccolarla. Alla 151esima fiera del presepe napoletano, tradizione importantissima a Napoli, dobbiamo fare in modo, con dei progetti da presidente, di non perdere questa tradizione, e sto lavorando a tre progetti molto importanti. Uno, il riconoscimento immateriale, patrimonio dell'umanità UNESCO, l'arte del presepe napoletano. Il secondo è la scuola del presepe napoletano, per formare giovani, indirizzarli al lavoro. L'ultimo è il vincolo, un vincolo che servirebbe per non snaturare la stradina, nel senso che a San Gregorio, se va via un artigiano, la bottega deve essere data, affittata, come la vogliamo dire, ad un altro artigiano dei presepi, e così manteniamo la tradizione e l'integrità di una stradina conosciuta in tutto il mondo. La tradizione è molto importante nella nostra città, appena si vede il presepe è Natale. Cosa vi aspettate da questo Natale? È un Natale che doveva aspettare più di un milione di persone a Napoli, quindi un numero molto grande, questo ci dà grande soddisfazione, però sappiamo anche che la città, i servizi e anche la sicurezza sarà messa sotto pressione. Il comune porta il piano dell'anno scorso, un senso unico a salire da San Biagio a Piazza San Gaetano. Io da presidente mi sono sentito di dire: perché non lo facciamo alternato? Vorrei fare weekend alternati, un weekend si sale da San Biagio verso San Gaetano, l'altra settimana da Piazza San Gaetano a scendere. Noi artigiani e commercianti un po' di illuminazione non guasterebbe per dare l'aria della festa natalizia, però anche noi capiamo il momento difficile, quindi non ci sentiamo di dire si devono mettere per forza, perché seguiamo il momento difficile. Se poi si potrà intervenire in questo senso, ne abbiamo molto piacere. L'Italia, il Mezzogiorno e Napoli in particolare hanno bisogno anche di investimenti. È stata notizia che parecchi artigiani quest'anno non avrebbero messo le luminarie, le conferma questa io so cosa. Che sono in grande difficoltà, io gli ho proposto di pagargli, dargli il delta tra quello che pagavano l'anno scorso e quello che pagano quest'anno, glielo finanzio io a 3 anni.